trovare un attore che riempisse quei personaggi che Carla ha scritto in quel libro non era facile. Io stesso, per primo, ho vissuto un anno di crisi enorme per arrivare al punto di dire va bene, interpreterò Andrea, perché avevo paura di non riuscire a farlo, perché mi sentivo diverso da lui, perché in realtà mi sentivo profondamente distante da questo personaggio. In realtà avevo paura di mettermi in contatto con lui, in realtà avevo paura di scoprirmi troppo simile a lui, per cui in realtà per me è stato un percorso inverso. Andrea è un ragazzo freddo e inaffettivo, è un ragazzo che vive nascondendosi dietro una scorza di cinismo e di superficialità e di durezza, che vive di notte e che dorme di giorno. Non a caso vive con i soldi che gli passa la madre, ed è fondamentalmente una persona che non a caso scivola nella vita senza prendersi responsabilità e senza prendere assolutamente niente sul serio, neanche se stesso. Proprio all'interno di questa apatia, di questo distacco completo dalle emozioni, dalla vita, da tutto ciò che è che lo possa coinvolgere minimamente, lui ha scelto di lasciarsi vivere, vivendo ogni sera mai solo e mai lucido. Vive con una ragazza, Livia, una storia d'amore che non è veramente una storia d'amore. Quello che loro si dicono è di essere una coppia di amici che condividono lo stesso tetto, questo è quanto, condividono lo stesso letto, hanno un rapporto fondato sul non farsi domande.